Bagno di folla per Luciano Ligabue e il suo Made in Italy venerdì sera a Riccione. Oltre 1500 presenze solo la prima proiezione nella Sala Concordia del Pala Congressi di Riccione, trasformata per l'occasione nella più grande monosala cinematografica d'Italia. Al fianco del grande rocker e regista l'attrice Kasia Smutniak e il produttore Domenico Procacci. Al loro ingresso, annunciato da Remigio Trocchio, patron di Cinè, grande standing ovation del pubblico. Nella conferenza stampa che ha preceduto l'evento, il regista ha raccontato alla stampa la sua ultima fatica e alla domanda cosa ci riserva in futuro risponde così. Allora, il prossimo capolavoro sarà un quadro. No, non quello, stai tranquilli, è una disciplina in cui proprio non sono capace. Quindi non lo so, come dicevo prima, non so che cosa capiterà in futuro. Per quello che riguarda la cosa che mi ha divertito di più che divertirmi di più, c'è proprio stata la verifica di una cosa veramente bella da fare e che mi ha veramente appassionato, ed è stato il lavoro con loro, il lavoro con gli attori, che è stato... io l'ho trovato più intenso, più approfondito, più appassionante, più capace di sorprendere anche rispetto alle altre due esperienze che ho fatto in passato. E questa è sicuramente la cosa che più porto a casa di questa esperienza, di queste settimane girato. Come i due precedenti, anche questo nuovo film è prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci e distribuito da Medusa Film. Perché le due esperienze precedenti sono state entrambe molto belle. Divertenti, belle, forti, quindi avevo molta voglia di tornare a lavorare con Luciano. E, quindi sì, ne abbiamo parlato, ma ogni volta il punto era sempre lo stesso, cioè Luciano mi continuava a dire non ho una storia che sento la necessità di raccontare con quel mezzo, con un film. E quindi ho aspettato. E dopo questo breve lasso di tempo, un giorno Luciano ha chiamato me e Laura Paolucci, che tra l'altro è di queste parti, e siamo saliti su a Correggio, ci ha fatto ascoltare le canzoni che poi sono diventate l'album Made in Italy, ci ha raccontato anche quello che aveva in mente come storia, che collegava le canzoni fra di loro, e da lì siamo partiti. Un'avventura anche per l'attrice Kasia Smutniak, protagonista del film assieme a Stefano Accorsi. Io credo che Luciano ha trovato una chiave per affrontare certi temi, e quella scena in particolare è tanto vera, e anche il tipo di donna che è Sara, no? Che, come dicevi tu, una donna forte, una che è coraggiosissima, perché si mette completamente in discussione, sa di poter perdere tutto, ma è talmente convinta che le sue motivazioni, le motivazioni perché sta lì, perché ancora crede in questa famiglia, vanno oltre.